si è aperto con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e si è chiuso con l'intervento del ministro per la salute Speranza. Il forum Risk Management in Sanità, ospitato in questi giorni ad Arezzo, all'Arezzo Fiere e Congressi. Da qui sono partiti tanti spunti di riflessione per la sanità del domani. Questi ultimi giorni di discussione lì ad Arezzo ci aiutano a pensare al Servizio Sanitario Nazionale del futuro. E noi dobbiamo mettere a valore le lezioni della stagione Covid e provare ad aprire una nuova grande fase, io dico al tempo stesso, di investimenti e di riforme. Oggi approviamo una legge di bilancio in cui si dice che nel 2024 arriveremo a 128 miliardi, mai un salto era stato così marcato. Un tema principale di tutto il forum è stato indubbiamente la lotta al Covid, che si combatte prima di tutto con la vaccinazione e poi con i comportamenti corretti. Tra pochi giorni, ci auguriamo, arriveremo al traguardo di 100 milioni di dosi somministrate. Solo un grande paese, solo un paese che ha un grande servizio sanitario nazionale, con donne e uomini che hanno una straordinaria capacità di presenza, di lavoro, di capillarità, possono, solo un grande servizio sanitario nazionale può ottenere un risultato così. Quindi dobbiamo ancora insistere, siamo all'87,56% di prime dosi, siamo all'84,5% qualcosina in più forse di persone che hanno completato il ciclo, siamo a 7 milioni e mezzo di richiami, insomma dobbiamo insistere perché questa è la vera leva per gestire questa fase ancora pandemica. Chiaramente insieme ai vaccini io non dimenticherò mai di insistere, contano poi i comportamenti delle persone, in modo particolare l'utilizzo della mascherina che io ritengo decisivo anche nelle prossime settimane. E sul fronte della lotta al Covid, Arezzo è stata indubbiamente all'avanguardia con l'applicazione della terapia monoclonale. Diciamo che ad Arezzo abbiamo iniziato l'uso come in tutto il resto d'Italia a metà marzo e da metà marzo ad oggi abbiamo utilizzato 480 trattamenti per altrettante persone che devo dire hanno dato risultato, perché noi ad Arezzo in questo momento abbiamo dai 7 agli 8 pazienti ricoverati. E riguardando poi i dati di altri ospedali che hanno reparti Covid, il numero di ricoverati è sicuramente molto più alto. È ovvio, su questo si va a impattare anche in percentuale la popolazione vaccinata nell'ambito delle varie province, però l'impatto dei monoclonali sulla salute dei pazienti e devo dire anche sull'ospedale è notevole in questo momento. Sulla variante Omicron, insomma, ci sono prese di posizione abbastanza univoche sul fatto che appunto nei vaccinati non crei, ecco, delle condizioni particolarmente gravi. Allora, noi sappiamo ben poco ancora di questa variante perché i casi descritti sono prevalentemente in Sudafrica. I pochi casi riscontrati negli altri paesi sono tutte persone che stanno andando bene, che non hanno grandi, diciamo, problemi di salute a causa della variante. Come anche le altre varianti, è possibile che comunque i vaccinati si possano infettare, questo non ci sono dubbi, però noi sappiamo benissimo, ormai ci sono evidenze che lo dimostrano anche con i numeri di ricoverati attuali rispetto a quello che accadeva un anno fa quando non avevamo i vaccini, che i vaccini hanno un impatto assolutamente importante su quello che è il decorso di una possibile infezione anche da vaccinati. E quindi se anche la variante Omicron sostanzialmente può interessare o contagiare i vaccinati, vi dico che con molta probabilità dopo anche la terza dose, quando sarà il momento di farla per chi ha già fatto le due dosi, probabilmente noi avremo situazioni di assoluta tranquillità in quel caso. È ovvio, rimangono le eccezioni, che sono pazienti che possono non rispondere alle vaccinazioni anche con un buono stato di salute, o un pochino più frequentemente le persone immunodepresse che sostanzialmente sappiamo rispondono un po' peggio ai vaccini, ma a tutti i vaccini. Ma il compito del forum era soprattutto quello di guardare oltre la pandemia e far confrontare i principali soggetti che si occupano di sanità a tutti i livelli sulle grandi sfide che il nostro Paese deve affrontare, dai fondi europei che arriveranno grazie al PNRR alle nuove frontiere come la telemedicina. Credo che il primo elemento importante da ricordare è il ruolo fondamentale del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che anche durante questa pandemia ci ha aiutato a gestirla, ed è importante che lo rafforziamo
partendo dalla prevenzione, partendo dalle cure domiciliari, dalle reti di assistenza, sapendo che le reti devono essere flessibili in funzione della domanda, da quella acuta a quella cronica degenerativa, dall'importanza di avere un'integrazione sociosanitaria, perché proprio partendo dalla porta del cittadino che possiamo garantire la salute. Ricordando un insegnamento importante, la salute è determinata certamente dai nostri servizi sanitari, ma è determinata molto anche da tutte le modalità con cui organizziamo il nostro vivere, quindi dall'ambiente, dal modo con cui costruiamo le nostre abitazioni, le nostre città, i nostri paesi, dalla scolarità, dall'istruzione, dagli ambienti di lavoro, e quindi la sfida che ci aspetta anche nei prossimi anni è quella proprio di costruire armonicamente degli ambienti, e quindi il concetto di One Health, la salute umana, la salute dell'ambiente e la salute degli animali, guardandoli come insieme per garantirci proprio salute e benessere. Sappiamo che non ci può essere benessere, non ci può essere crescita anche economica se non c'è salute. Quindi questa sfida e questa acquisizione o questa riaffermazione di questo binomio inscindibile sono elementi importanti e credo che da qui dobbiamo continuare il nostro lavoro. Sulla grande sfida del PNRR è il presidente della Fondazione Gimbe a dire attenzione a non creare un bel lifting del nostro servizio sanitario. Ma di fatto con i fondi del PNRR non può essere finanziata spesa corrente ma solo spesa in conto capitale, quindi diciamo le strutture sono finanziate, il personale o bisognerà riorganizzare quello esistente o ci vorrà, come certo, vista la cronica carenza a cui diciamo siamo sottoposti ormai da anni, noi siamo veramente in grossa difficoltà con il capitale umano che è stato profondamente indebolito in questi anni, tanto che la nostra proposta provocatoria è stata che fino ad ora abbiamo utilizzato i tetti di spesa per il personale, per le regioni, adesso forse bisogna rigirare la frittata e parlare di obbligo di tetto di spesa per il personale, cioè al di sotto di questa cifra del fabbisogno sanitario nazionale non si può spendere per il personale, perché altrimenti non riusciremo a ripopolare quello che è un esercito che abbiamo indebolito, ma soprattutto tutti i grandi investimenti che stiamo facendo su borse di studio, di scuole di specializzazione, di medici e medicina generale, nel momento in cui poi non ci saranno, una volta specializzate questi professionisti, delle condizioni contrattuali adeguate, rischiamo di perdere due volte, sia i professionisti sia il denaro che ci abbiamo investito. C'è la sfida a utilizzare bene questi benedetti fondi, insomma, migliorare le nostre tecnologie per creare le strutture adatte per far lavorare bene il territorio, certo, ma soprattutto per raccordare i professionisti fra di loro, perché il medico di famiglia, che è il garante della salute, possa raccordarsi con lo specialista ospedaliero di riferimento, scambiarsi dati senza correre il rischio di doverlo spiegare al garante della privacy. Ecco, queste grandi sfide, naturalmente molto parliamo anche di metodologie, di tecnologie, delle grandi apparecchiature piuttosto che della telemedicina per fare il telemonitoraggio dei pazienti a domicilio, no? E poi abbiamo questo grande fronte della nuova governance che vede la figura centrale organizzativa del distretto, bene, ma poi il coinvolgimento sistematico dei professionisti, perché senza di loro non si cambia né di qui a lì, perché loro sono tutti i giorni al pezzo e possono essere degli enormi alleati, anzi, come dire, degli sviluppatori di idee ed esperienze, visto che loro, noi parliamo, ma loro sono tutto il giorno lì. Quello che stilano gli organizzatori del forum è un bilancio assolutamente in positivo, oltre 2.000 le presenze al giorno, è una proposta che nasce proprio da Arezzo sulla telemedicina. Ho l'idea di fare ad Arezzo un centro di monitoraggio e di formazione per la telemedicina, non solo per Arezzo ma per tutta l'area vasta e perché no per la regione toscana, che può nascere ad Arezzo, perché ad Arezzo c'è una buona sanità ma c'è una buona anche expertise nelle tecnologie. È un modo da una parte per rendere un grande servizio al territorio e dall'altra parte per chiedere a tante imprese venite qui ad Arezzo a sperimentare le vostre soluzioni tecnologiche e dimostrate che le vostre soluzioni tecnologiche, parlo delle grandi imprese, parlo, voglio dire, di engineering, parlo di GPI, parlo insomma delle più grandi imprese tecnologiche, venite e dimostrateci cosa sapete fare e magari anche aiutateci a trovare le soluzioni giuste. Ecco, Arezzo anche da questo punto di vista può diventare un enorme grande punto di riferimento.
si è sentito un grande bisogno che noi abbiamo intercettato di partecipare, di dire la propria, più di 600 relatori, e anche di condividere delle proposte e delle soluzioni. Sono contento che il Ministro, come ci ha detto, lo aveva fatto già il Presidente della Conferenza delle Regioni, saranno disponibili a gennaio a incontrarci e discutere con noi delle proposte migliori che sono emerse dal forum. Quindi questo dimostra che il forum è davvero, come il Ministro ha detto, dentro, voglio dire, il sistema che contribuisce e deve contribuire a rinnovare, a innovare, a riformare il sistema sanitario. E quindi siamo molto, molto contenti. Ovviamente ora il lavoro grande che dovremo fare è raccogliere, voglio dire, il meglio di decine e decine di sedute scientifiche, di un lavoro straordinariamente bello e partecipato dei tavoli di lavoro, ma cercheremo di farcela, perché ovviamente i risultati positivi stimolano poi a fare di più, e noi siamo qui per farlo.